Appena intervenuto sul canale del Faina, di Enerix, eccetera, quindi ribadisco che certi giornalisti ovviamente le notizie le hanno sul tavolo così appoggiate come delle veline, invece io, Catto e altri le notizie ce le andiamo a cercare. Buonasera, Krebs, che è un nome che nessuno ha fatto in nessun calciomercato del mondo. Il doge Ale Catto aveva sentenziato su Krebs, che oggi l'Inter è fortissima su Bento. Vediamo, portiere che in porta para anche i tocchi di merda, vediamo un pochino come finirà questa trattativa. Non abbiamo detto che arriva, abbiamo suggerito e detto alcune cose, chiedendo tra l'altro in un tweet postato, twittato 26-27 luglio, di chiedendo all'Inter di ascoltarci, ok? Per quanto riguarda Sommer, sta diventando un pochino una barzelletta. L'Inter cerca un portiere instant e uno di prospettiva. Quello di prospettiva potrebbe essere Krebsky, così come Trubin potrebbe essere lui. E quindi Krebsky è un depistaggio. È chiaro che Krebsky, Bento, Mateus, fa venire in mente Julio Cesar, quando non era nessuno, quando dal Chievo per 500.000 euro arrivò per poi diventare il portiere del triplete, e un portiere che è andato via troppo presto, perché è andato al Benfica, poi è andato, mi pare, no, al Fulham, no, in Inghilterra, a Londra. È un portiere che da noi poteva giocare, cioè Handanovic ha giocato fino a 40 anni e... Buba. Per quanto riguarda il resto, Samardic è in arrivo, operazione clamorosa dell'Inter, un calciatore dove ci sono due ipotesi. La prima è che l'Inter ci ha lavorato talmente da tanto tempo che ha fatto questo colpo. L'anno prossimo Samardzic, se fa benino, vale il triplo, se non di più, minimo il doppio. L'altra idea è che, anzi sono tre le idee, che le altre squadre europee hanno degli osservatori scarsi, e l'altra è che sia scarso lui e quindi abbiamo preso un abbaglio, ma non credo. Il gol che fa quest'anno di esterno sinistro, le giocate, mi sembra un Reinders che ce l'ha fatta, e quindi portiere 2, uno di prospettiva e uno che arriverà, e poi Samardic. Qualcuno ha detto: ma Barella è in pericolo. Io ho fatto un grande sospiro così, per cercare di fare della bioenergia. Secondo me non c'è nessun pericolo per Barella quest'anno, dopodiché lui è legatissimo all'Inter, a Milano, eccetera eccetera. Non credo che ci siano problemi sulla sua permanenza, però secondo me lui rimane, anzi lui è uno degli ultimi che va via, dai. Ma quando mai Barella va via? Sulla punta invece comincia a diventare la situazione, cioè diciamo che l'affare si ingrossa, e mi sono fermato appunto a fare il video parcheggio. L'affare si ingrossa. Inzaghi voleva Morata per un certo tipo di gioco, ma anche Scamacca è utile per un altro. Alla fine sembra una barzelletta, ma Scamacca Frattesi, come Vidal Dzeko, due colpi che sembravano cosa fatta anni fa, poi no, poi le prese per il culo e poi sono arrivati dopo. Quindi sembra proprio Frattesi Scamacca. Devo dire che a livello di investimento Scamacca mi sembra un po' caro, però picchiato il cerchione, ma tanto c'ho la casco, che cazzo me ne frega. Anzi, adesso gratto anche l'altro. Dai, tutti fuori che finisco il video. Sto andando a Luna Park, mi sono fermato. Ieri Bubba ha fatto l'altro ieri un gol fantastico, vero Bubba? Ma stasera fai gol? Ci toccherà! Dai, dillo, gol! No, io ho comprato il pallone. Te l'ho pagato io, ricordo, te lo rinfaccerò sempre. L'ho pagato io 8 euro. E quindi niente. Arrivo, ragazzi, finisco il video e arrivo. Non mi piace mezz'ora. Quindi silenzio, gallina, che ti ho pagato la sambuca. Allora, la sambuca! Quanto hai pagato? Vergogna! Con la mosca? Sì. Non mi è piaciuta. Mi vogliono con loro solo perché ho i soldi. Se no mi lasciavano qua come un vecchietto in macchina. Comunque, sul discorso... Ho fatto il tappeto l'altra sera. C'erano i...
Vieni qua sul tappeto. Sul tappeto. Ho fatto un video e poi lo posterò. Ho detto dai, vai, vediamo chi arriva prima. C'erano gli sbarbati. Vecchio di merda, figa, sono partito col tappeto. Ho fatto una, due, tre. Alla terza cunetta sono decollato e ho il video. Arrivo! Arrivo e arrivo. Mi sono spiaccicato sulla protezione, se no figa sfondavo anche la cassa. Comunque, perché i giovani sono solo dei conigli. Scappa! Allora, per quanto riguarda il centrocampo, vai, io ripeto, non credo alla questione Barella via. Sarebbe un qualcosa che, anche perché a livello mediatico va a inficiare tutto il mercato che, come sempre, l'Inter ha fatto in maniera assennata e intelligente. Di colpo, tutti i cipalippi dicono che l'Inter ha fatto il mercato migliore. Di colpo dicono che il centrocampo dell'Inter è quello migliore. Di colpo dicono che Stankovic come secondo portiere va bene. Di colpo escono nuovi portieri e di colpo Scamacca diventa funzionale. Io avevo molta fiducia, perché quando c'è da criticare critico, io sono un uomo libero che dice cose libere, quando c'è da criticare critico, quando c'è da fare i complimenti faccio i complimenti. L'Inter ha fatto un mercato da complimenti. E non è tanto Samardžić o Cuadrado o Frattesi che sono certezze barra sorprese positive. La nota che potrebbe far cambiare un po' il voto su questo mercato, che per me in questo momento è top, è poi c'è anche Bissek che è un bestione e va sicuramente affinato, ma è un grande prospetto. Quello che 7 milioni, ragazzi, adesso voglio dire, Kalulu pagato 500, Tomori un bel po' di più, se Bissek è forte l'anno prossimo vale 4 volte Dumfries. No, quello che sposta gli equilibri Turam. Noi abbiamo l'obbligo, da interisti, da calciofili, da uomini di mercato, da uomini di mondo, di essere sinceri, perché nella correttezza ho camminato, nel Signore confido, non vacillerò, che è il Salmo 104-102. Non possiamo dire bugie. Da un lato gli scatti di Turam sono gasanti, dall'altro ieri Leao ha fatto vedere che più o meno nel ruolo, più o meno, nel ruolo che faceva Turam, Leao è qualcosa di incredibile. Poi fa solo quello e il Milan fa solo quello, quindi è il solito problema. Però magari Turam facesse quello che fa Leao. Quindi secondo me, ve lo dico oggi 2 agosto, quasi 3, secondo me quello che sposterà gli equilibri sul giudizio, perché il portiere arriverà e dirà no vabbè, è arrivato Sommer, l'attaccante arriverà ma Scamacca, però Lukaku, ok. Quindi ci sarà un po' il giudizio sospeso, ma quello che sposta gli equilibri sul giudizio di questo mercato è Turam. Perché se Turam è devastante, qualsiasi punta prendi diventa un panchinaro. Se Turam fa cagare, nel senso che non rende, non ha spazi, le difese chiuse, a quel punto lì o ti affidi a Scamacca, a Morata, chi arriverà, credo Scamacca, oppure se sbagli anche quello il problema ce l'hai davanti. Dove ce l'avevi anche l'anno scorso, perché l'Inter produce tanto ma segna poco, e non è ma noi facciamo tanto, capito, ma si chiama gol il calcio. Gol vuol dire meta, l'obiettivo è far gol, se non fai gol, cioè sti cazzi che hai fatto 100 azioni. Certo, poi se tu devi parlare di calcio, io sono zemaniano e ti dico che io con Zeman ho pianto, mi sono divertito dal Foggia alla Lazio, alla Roma, al Fenerbahce, ovunque. Però è chiaro che i detrattori di Zeman dicono sì, ma poi, quindi siccome io alla fine quando devo scegliere sono un risultatista, Turam deve essere nei positivi. Allora, se Turam è positivo, come credo e spero, l'Inter avrà fatto il mercato migliore degli ultimi anni e migliore della Serie A. Poi ne parleremo, il Milan ha fatto un grande mercato, perché a parte scherzi, cioè ne parleremo. A domani. Adesso vado dietro la siepe.